Mister Vincenzo Salvati, dopo il pirotecnico 4-3 del Red Arts Nicandro, una partita davvero bella e emozionante. Non era facile ribaltare il gol di svantaggio, però i suoi ragazzi l'hanno portata a casa davvero in maniera egregia. Sì, è una partita emozionantissima, anche perché pensavamo di averla chiusa sul 4-2, poi quel gol alla fine, siamo andati sotto in maniera anche insomma un po' rocambolesca anche lì. Ne abbiamo fatto uno, anche il 2-1 subito, quasi non ce ne siamo accorti su un cross, quindi una partita divertentissima. Credo che oggi si è dimostrato il fatto che siamo le due squadre che stanno lì sopra insieme ad altre due e meritiamo il posto che abbiamo, e oggi abbiamo vinto noi, i ragazzi sono stati fantastici. Ora più 3 sull'Ascoli Satriano con il doppio scontro diretto a favore. Manca ancora qualche partita, però questa era decisiva, diciamo, era importante vincerla. Sì, era importante perché comunque abbiamo dato un segnale dopo il pareggio della settimana scorsa. Ora ci aspettano altre partite, siamo 4 squadre in pochissimi punti, quindi sbagliare una partita potrebbe essere letale. Gli scontri diretti sono importanti, ma se si vuole vincere bisogna stare attenti anche a vincere le altre. In 30 secondi, cosa ti è piaciuto di più e cosa non ti è piaciuto invece del match? Di più mi è piaciuto la voglia che ci abbiamo messo, di non andare mai in difficoltà anche quando siamo andati sotto, e mi è piaciuto di meno la gestione degli ultimi minuti, in cui siamo stati un po' sufficienti anche avendo messo qualche persona in più davanti alla difesa, un po' di leggerezza, abbiamo perso un pallone letale e abbiamo rischiato comunque di prendere poi magari un gol su una palla inattiva alla fine. Assieme al direttore generale Bertuzzi e il main sponsor Pizzarelli, dopo una partita davvero emozionante, coinvolgente, alla fine 4-3 per il San Nicandro. Allora, che emozione avete avuto guardandola dagli spalti? Iniziamo dal direttore generale. Dai, una bella emozione, è stata una partita tiratissima, due squadre che hanno giocato a viso aperto, occasioni da una parte e dall'altra, e alla fine l'abbiamo spuntata noi, quindi contentissimi, felicissimi, va bene così. Ho sposato il suo progetto sin dall'inizio, se ci troviamo a questo punto è grazie a questi meravigliosi ragazzi. L'obiettivo l'abbiamo centrato, riportare il calcio a San Nicandro, e ci stiamo riuscendo alla grande. Ecco, ora due figure differenti, però entrambi, da entrambi voglio sapere dove può arrivare davvero questo progetto, non questa squadra, questo progetto. Il progetto inizialmente prevedeva il riavvicinamento dei sannicandresi al campo, dallo sport al calcio, e oggi vedendo le tribune devo dire che ci siamo riusciti. E sono splendidi anche i nostri tifosi, ci seguono e sono fortunati perché hanno una squadra che dà tutto in campo. E vediamo, il progetto va avanti, sicuramente siamo molto ambiziosi. Sì, vogliamo. Tentiamo di arrivare in alto. Dove arriviamo, il nostro principale obiettivo l'abbiamo già raggiunto. Era quello che volevamo e ci siamo riusciti. Ora siamo molto contenti dei grandissimi risultati. Ennio D'Amaro, uno dei protagonisti della vittoria del San Nicandro sull'Ascoli Satriano 4-3. Il 2-1 è stato il tuo. Partiamo proprio da qui. Questo gol meraviglioso, l'hai voluto? Quanto l'hai voluto? Allora, sono onesto. Io ho cercato di fare, diciamo, un tiro cross. La palla è andata nel verso giusto e sono riuscito a scavalcare il portiere, per fortuna. È uscito un euro gol. Dovevo uscire un euro cross, è uscito un euro gol. Questa vittoria dove proietta la tua squadra? Allora, spero. Noi, cioè, siamo onesti, siamo reali. Noi vogliamo vincere. Non ci nascondiamo più ormai, perché mancano 7 partite a noi, 8 partite agli altri. Noi le vogliamo vincere tutte. Quindi l'obiettivo nostro adesso è inutile nasconderci, è vincere il campionato. Durante la partita, che cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto della tua partita e della partita della tua squadra? Guarda, io parlo sempre della squadra perché per me loro sono come fratelli, è la mia seconda famiglia, e specialmente che giochiamo nella squadra del nostro paese, quindi ci mettiamo l'anima e la grinta in campo. E oggi, grazie anche ai numerosi tifosi che c'erano sugli spalti, veramente la cittadina ha risposto in maniera ottima, presente. Della mia squadra oggi non posso dire
non posso dire niente perché sono stati mostruosi. Ho visto un gruppo che, diciamo, oggi forse per la prima volta non avevo mai visto una prestazione di squadra così bella e così importante. Dai, a chi dedichi il gol e la vittoria? Io il gol lo dedico sempre specialmente ai miei amici di squadra, a tutti, perché con loro condivido 3-4 volte a settimana gli allenamenti, in più la domenica, e poi a tutta la mia famiglia e la mia ragazza.